La richiesta di autorizzazione a progettare e gestire un'area di messa in riserva di rifiuti urbani da parte di Formula Ambiente avrebbe quantomeno dovuto essere indirizzata al comune che è proprietaria dell'area, mentre Formula Ambiente è solo affittuaria, mentre Formula Ambiente ha pensato bene di girare la richiesta direttamente alla regione, e questo è un primo vulnus. Ma fondamentalmente il diniego della Giunta è legata alla consapevolezza di un aggravio del disagio igienico ambientale su un'area della nostra città già penalizzata e fortemente oberata dal problema. Basti pensare che i cittadini di Via Perpopoli quasi quotidianamente ci chiamano per la puzza, i rumori, la pericolosità del passaggio delle decine di camion che portano rifiuti sia da fuori che da Chieti alla Deco. Quindi noi non possiamo e non potremo permettere un aggravio di tipo, ripeto, igienico, sanitario, ambientale in una zona già fortemente compromessa. Io spero che la Regione comprenda le ragioni del diniego, del nostro diniego, e soprattutto bisogna tenere conto che a breve l'AGIR, cioè l'Agenzia regionale per la gestione, la programmazione dei rifiuti urbani, che andrà a regime, dovrà ovviamente prendersi in carico tutti questi problemi, e quindi anche questa richiesta da parte di Formula Ambiente ci appare veramente intempestiva.